Ovviamente la prima cosa è stato ringraziarlo per la seconda presenza delle Marche dopo pochissimi giorni. Un fatto, credo, singolare. Non è raro avere il Papa, ma averlo così, con questa frequenza, significa trasmettere tutta la vicinanza che ha voluto dare alle nostre comunità, sia sotto il profilo dei giovani, che è stato il messaggio di Loreto, ma qui soprattutto nei confronti delle popolazioni che ancora vivono dentro il lungo percorso della ricostruzione e del ritorno a casa dopo il sisma. Andare nelle sale, andare a trovare le persone è un segno di grande vicinanza, per noi un fatto molto importante perché accende di nuovo i riflettori nazionali, quelli locali non sono mai mancati, devo dire, sul problema. Perché è importante il riflettore nazionale? È evidente che rispetto alla ricostruzione gli strumenti che si hanno non sono sufficienti, non sono in grado di affrontare la cosa. Abbiamo più volte cercato di far valere la voce dei cittadini attraverso le nostre iniziative che chiedevano semplificazione. Abbiamo visto con l'ultimo passaggio il decreto convertito sblocca cantieri, che per noi non sblocca nulla. Allora il segno può essere anche di chi, siccome questa cosa non ha i riflettori, interessa meno chi deve fare i provvedimenti. Invece sono necessari, speriamo che la presenza del Papa smuova le coscienze, soprattutto del governo nazionale, avendo queste aperture, dando queste disponibilità, queste necessità che servono per andare con un ritmo diverso in termini di ricostruzione. Il tempo però non è che ce lo dà un destino cinico e baro, cioè il tempo dipende da quali strumenti si mettono in atto. Cioè, pensare che ancora oggi tutta la ricostruzione pubblica e privata segue strumenti ordinari sembra non credibile come affermazione. Quindi il tempo sarà più lungo e più corto sulla base di quello che si mette in campo. Se si liberano le risorse per il personale o non si liberano, se si semplificano le procedure o non si semplificano. Quindi quel tempo ha un protagonismo di chi deve decidere e ecco, io spero che la visita del Papa illumini qualche coscienza, che non è solo, chiamiamola, una sorta di lamentela degli amministratori locali, dei sindaci, di altro, ma veramente una necessità.